All'inizio? All'inizio sì, 4 okay. Neutri. Quando volete. Non ci perdiamo il gruppo. Ancora neutro, Teresa. Qui ci si affretta, ci si affretta, ci si affretta. E ci si ristende. Bravissimo. Aspettiamoci. Bellissimo. Thank you.
bravissimi, bravo anche lui e Lorenzo che ha dato il giusto tempo. Rodun, ci si gira verso destra, verso sinistra. 5, punto! E si parte. Se volete credermi, bene. Ora dirò com'è fatta Ottavia, città ragnatela. C'è un precipizio in mezzo a due montagne scoscese. Prima il precipizio, poi le montagne. La città è sul vuoto, legata alle due creste con funi e catene e passerelle. Yes. Si cammina sulle traversine di legno. Attenti a non mettere il piede negli intervalli o ci si aggrappa alle maglie di canapa. Sotto non c'è niente per centinaia e centinaia di metri. Qualche nuvola scorre. Si intravede più in basso il fondo del burrone. Questa è la base della città. Una rete che serve da passaggio e da sostegno. Tutto il resto, invece di elevarsi sopra, sta appeso sotto. Scale di corda. Eccola. Amache. Eccola. Case fatte a sacco. Attaccapanni. Terrazzi come navicelle. Otri d'acqua. Becchi del gas, gira arrosti, cesti appesi a spaghi, montacarichi, docce, trapezi e anelli per giochi, teleferiche, lampadari, vasi con piante dal fogliame pendulo. Tran, stop. Posizione. Attenzione, tutti dietro ce ne siamo andati. Quanto è tutto? La zattera, le cose. Occupiamo tutto lo spazio. Benissimo, benissimo. Aspettate. Aspetta Lorenzo. Vai. Sospesa sull'abisso. Vai col piedino, ci mettiamo in equilibrio. Esatto. La vita degli abitanti d'Ottavia è meno incerta che in altre città. Sanno che più di tanto la rete non regge.